Come ti dicevo, la mia esperienza al nord è stata un'esperienza positiva. Io dico sempre che non sarei l'Antonio che sono se non fossi stato su. Ma questo non toglie che quando ho avuto la possibilità di tornare in Calabria, mi sono reso conto che era la mia grande occasione, perché ho detto, vabbè, all'over su 10 progetti con il mio gruppo ne avremmo realizzati 9, in Calabria se ne realizzo uno, però lo realizzo a casa mia, posso essere vicino alle nuove generazioni, posso donare parte di quello che io ho ricevuto. E mi devi credere, se quello che vedi, quello che vedete vi piace, dovete pensare che c'è qualcuno che me l'ha donato. Me l'ha donato come esperienza, come affetto, come amicizia. E quindi i miei studi hanno tutte le porte aperte, perché io nella mia vita ho avuto le porte aperte. E stare qui il pomeriggio, in genere vengo il pomeriggio e che la mattina sono impegnato nello studio a Vibo, ma soprattutto in questo anno e mezzo sono stato impegnato perché ho realizzato, penso, una delle cose più importanti in questo anno di pandemia. Infatti l'8 marzo inaugureremo un museo a cielo aperto dedicato alle donne di Calabria, il primo museo dedicato completamente alle donne, il primo museo dedicato non solo a tutte le donne, da Natuzza, Mia Martini, che sono vissute in Calabria, ma io ho insistito con il sindaco Corrado Landolina, che ha avuto questa idea meravigliosa, a realizzare la 12ª scultura dedicata alle ragazze di oggi. E quindi c'è un messaggio che vi invito di andare a vedere, perché penso che la cosa bella sia andare a scoprire queste cose, con una bambina che poi corre, che rappresenta il futuro e di cui noi oggi non conosciamo gli sviluppi. Per me non solo è l'opera più impegnativa fino ad oggi, ma rappresenta uno dei tanti sogni che alla fine sono riuscita a realizzare. Ma sono riuscita a realizzare perché ho avuto accanto amici architetti, Fabri, un sindaco che ha una visione positiva del futuro, e quindi penso che abbiamo fatto un segno di speranza in un momento in cui la maggior parte della gente pensa che il Covid abbia chiuso tutte le possibilità. Vi invito a visitare questo museo a cielo aperto, che è gratuito, perché l'arte non è solo per gli artisti o per gli appassionati, ma è per tutti, perché apprezzare l'arte è come apprezzare i frutti della terra, come questo limone, di cui il profumo ci inebria e ci rende migliori.